e la mattina ero lì, in giacca e cravatta, in silenzio, senza potermi sporgere, senza poter indicare. Dovevo ascoltare. E mi sono accorto improvvisamente di una cosa pazzesca, incredibile. Dopo i primi 5 minuti di stupore, i successivi 5 minuti di indignazione e i successivi 5 minuti di paura, mi sono reso conto che il Senato non esiste. Un senatore parla e gli altri 299 leggono il giornale, parlano tra loro, scherzano, stanno al cellulare, lavorano al computer, leggono, parlano al cellulare. E poi parla un altro senatore e gli altri applaudono o non applaudono, sbadigliano, scrivono al computer e poi arriva il momento del voto e rientrano tutti di corsa per votare. Si vota, si vota, si vota, la maggioranza vince, l'opposizione perde e si va avanti. E tutte le parole che sono state dette sono inutili. Perché? Perché il Senato non esiste. Perché la maggioranza vota e vince. L'opposizione vota e perde. E nessuno ascolta l'altro. E nessuno ascolta nessuno.